il ciak ha dato anche. La mia esperienza di paternità la descrivo con un sorriso, perché credo sia la cosa più bella che possa esserci per una persona nella vita, insomma, per un uomo nella vita. Io devo iniziare a cucinare per adesso, è vero, intanto che io chiacchiero. Allora, come sono come papà? Sono sicuramente un papà che permette tanto e che però pretende anche tanto. In primis dal punto di vista dell'educazione e del rispetto. Vivienne mi ha sorpreso fin da subito per la sua creatività. È una bambina che è capace di interrompere quello che sta facendo perché le viene in mente qualcosa che deve assolutamente fare, costruire, creare. Quindi magari si abbandona poi per un'ora, due ore, tre ore e inizia a costruire, dipingere, ritagliare, fare, cioè è capace di inventarsi la qualunque. Tu lo fai da destra o da sinistra? Cosa preferisci fare? Destra. Così te la metto? Sei più comoda? Un desiderio per Vivienne. Ma io la vorrei sempre felice e in salute. Questa credo sia la cosa più bella che un genitore possa volere per un figlio. Vederla sempre sorridente e vera e allo stesso tempo che sia sempre però rispettosa per le altre persone. Vivienne fin da subito è sempre stata una vera femmina, cioè deve potersi vestire da sola, deve scegliere da sola i suoi outfit della giornata e addirittura li sceglie la sera prima di andare a letto. Allora, se incontrassi Marco Bianchi da piccolino, il consiglio sarebbe quello di nutrirsi al meglio, assolutamente, e magari, non lo so, riflettere anche molto di più su quello che era la vera felicità. Questo è un invito che faccio sempre un po' a tutti, cioè di riflettere su quanto davvero siamo noi, quanto ci esprimiamo e di non aver paura appunto nell'esprimersi nei confronti di chi abbiamo attorno. Un forno io che il forno è bollente? Vai, vieni. Vai. Chiude, signorina. Andiamo.